Vi sono mancato? Credo di no. E buongiorno mondo, come vedete sono a bordo della mia Berta, il mitico fiestino che qualcuno conosce già. Sto andando a fare l'ennesima escursione, questa volta di nuovo a piedi come sto facendo ultimamente rispetto al mio classico in bicicletta, cicloturismo che comunque prediligo sempre. Sto andando a Collegno, dove sarò ospite di nuovo del B&B Memole, dove mi trovo sempre benissimo. E domattina con i miei collaboratori Federico e Simona andremo sui laghi di Avigliana e da lì faremo un trekking molto leggero e classico del giro di entrambi i laghi, il lago piccolo e il lago grande penso che si chiamino. Dovrebbe essere circa il periplo di entrambi sugli 8-9 km al massimo, quindi abbastanza tranquillo, e speriamo che sia molto più bello di quello di Candia, ma da quello che so ci sono molti più sentieri nel bosco proprio a bordo lago, quindi sarà sicuramente piacevole. Quindi a dopo ragazzi, guido perché la strada non è lunga ma è noiosa. Ciao, a dopo. Abbiamo ripreso niente durante la colazione perché eravamo tutti al rallentatore, tutti quanti. Guardate un po' la faccia di Federico che faceva stamattina. Ci siamo alzati con 40 minuti di preparazione e 10 minuti in ritardo sulla tabella di marcia. Tra panini e altro, le altre persone erano lentissime, ok? Per capirci. Quindi dopo questo far niente per tutto il tempo, siamo partiti e ci dirigiamo verso Avigliana. Nessuno mi ha suggerito niente, mi raccomando. Nessuno. E lì abbiamo la sagra di San Michele, credo. Sì, la sagra di San Michele, quella. Bellissima. Andiamo. Numero 3. Ragazzi, abbiamo parcheggiato la macchina da Avigliana ai campi sportivi, siamo lungo la passeggiata del Lago Grande, qua c'è il mio socio Federico e siamo pronti ad affrontare la giornata nonostante il clima non dei migliori, ma ce la godremo lo stesso. Ragazzi, buona giornata a tutti e a dopo. Si scorte. Camminando siamo arrivati anche sul bordo del lago piccolo, nella zona che secondo me è la più bella del giro dei laghi, nel boschettino. Poco più avanti qua ci sono i miei due assistenti schiavi che stanno borbottando e ciacciarando tra di loro. Il clima rimane sempre umido e bello fresco. Com'è oggi? Fresco? Sì. Qualcosa da dichiarare? Sì, ho fame. Fede, te ne eri accorto che... Io? No! Niente di che. L'ha solo detto 50 volte durante il cammino, ah, no, che voleva mangiare un panino, mai, ma... Non si capiva. No. Vedo le vostre braccia, sembrano così. Dice... di poco.
Ragazzi, come avete visto, noi abbiamo fatto una piccola sosta sandwich, ma un sandwich triste perché siamo circondati da famiglie che stanno facendo grigliate, penso che si veda là in fondo, e ci sta salendo una fame assurda. Adesso andiamo a chiedere se con 10 euro ci danno due salsicce, una salamella e una braciola. Tu cosa ne dici? Vuoi una braciola? Sì, sì, ne ho bisogno per vivere. Era tutto perfetto ed eravamo pronti a ripartire, ma ha cominciato a piovere. Siamo riparati sotto questo bar e abbiamo preso una Coca-Cola, delle birre e una sorta di aperitivo strano. Quando finirà di piovere ripartiremo. Speriamo solo che non finisca domani, perché potrebbe essere un problema. E come vi ha detto Fede prima, ci siamo fermati per bere una cosa, giusto per aspettare che spiovesse. Adesso ha smesso, sta quasi addirittura per uscire il sole, questo è ancora il lago piccolo e ci stiamo dirigendo verso il lago grande per finire il nostro giro di oggi. A dopo, ragazzi. Molto molto bene, il nostro giro è quasi terminato, il sole spunta adesso proprio a fine giornata, i miei due finti assistenti sono lì davanti che fanno gli sciocchi sulla passerella e torniamo alla macchina e si ritorna a casa. E dopo esserci presi un gelatino rinfrescante in riva al lago, visto che come vi ho detto il sole è arrivato solo esclusivamente quando abbiamo finito il giro di entrambi i laghi, siamo riusciti a trovare anche la macchina, perché avevamo dei dubbi su dove l'avessimo lasciata parcheggiata, e siamo in tangenziale direzione Collegno perché abbiamo deciso che l'aperitivo ce lo faremo a casa, perché essendo domenica il lago era così stipato di gente e noi siamo gente un po' sociopatica e asociale, vogliamo stare un po' tranquilli. Fede è bollito, anche se voleva farlo metto e diceva che lui era il più forte di tutti, ma guardatelo un po' che faccia stravolta che ha. Stanno mentendo. Alla fine della fiera, il giro di entrambi i laghi, percorrendoli ad 8 e facendo anche delle piccole deviazioni, sono mal contati 11 km, la maggior parte nel boschetto, comunque in strade secondarie molto piacevoli rispetto ai laghi che abbiamo fatto le settimane scorse, è stato un giro decisamente più bello. E quindi, ragazzi, venite a farvi il giro dei laghi d'Avigliana perché meritano. Buona serata a tutti. Adesso tutto il buio fa schifo, spegni.